Si attende solo la ratifica degli atti, ma l'area di crisi complessa Val Vibrata Val Tronto sarà prorogata. E sotto questo aspetto la Regione Abruzzo ha messo sul piatto della bilancia oltre 4 milioni di euro per rendere operativo l'accordo e favorire investimenti e sbocchi di natura occupazionale. Nella fase successiva poi saranno pubblicati i bandi con la speranza che siano tarati sulle realtà produttive della vallata. Dell'area di crisi complessa Val Vibrata, così come l'abbiamo richiesta noi la Regione Marche, adesso manca la formalizzazione perché deve firmare anche i due ministeri, l'ANPAL, le province di Teramo ed Ascoli e quindi le regioni, però è solo un atto da formalizzare, per il resto già ci sono i fondi e quindi partiranno i nuovi bandi cercando di andare incontro alle nuove esigenze che comunque sono cambiate sul territorio. Tra l'altro è partito il progetto GOL, che è una misura molto importante di circa 21 milioni. L'obiettivo è quello di profilare diverse persone disoccupate e inoccupate, e questo lavoro lo sta facendo i centri per l'impiego, che praticamente fanno una forma di matching tra domanda e offerta di lavoro. La novità è che sorgerà in Abruzzo finalmente un centro per l'impiego virtuale in cui le persone non dovranno recarsi in loco fisicamente, potranno fare anche dei colloqui a distanza, e questo permetterà logicamente di accelerare le procedure. Tra l'altro a breve partirà il primo bando del nuovo FSE, il Fondo Sociale Europeo, circa 40 milioni per incentivare le assunzioni di giovani, soprattutto disabili, donne e over 50, perché molte persone a 50 anni perdono il lavoro, non hanno i contributi per andare in pensione, e noi invece vogliamo dare incentivo all'azienda che occupa anche quelle determinate persone.